Buonasera, benvenuti. Io sono Maurizio Santieri, segretario del Circolo del Partito Democratico di Sugliate e ho il compito di accogliervi e di presentare gli ospiti che concluderanno questa esperienza condivisa con diversi circoli del territorio di workshop, di scuola, di formazione politica. Con questa sera si chiude e termina la prima fase. Affronteremo i temi che riguardano il territorio e il sociale, che per noi sono temi molto importanti perché come circolo di Sugliate poi abbiamo espresso due persone che hanno appunto incarichi nell'esecutivo di Stucchi, appunto di assessore al territorio e al sociale. Territorio che per noi, come sapete, in questo momento è un tema molto importante, in quanto siamo uno di quei comuni vittime della pedemontana, siamo molto impegnati nel cercare di recuperare quello che era la promessa del progetto preliminare della galleria, purtroppo misteriosamente scomparsa. Il circolo non si è esposto direttamente perché ha tentato di essere il più inclusivo possibile, quindi però siamo stati da subito la spina dorsale del Comitato Ambientale Pedemontana. Io adesso lascio la parola a Maria Rosa Redelli, che purtroppo è qui invece di Gigi Ponti, che ha avuto un improvviso impegno di lavoro e non può essere dei nostri. D'altra parte, con i tempi che corrono, difendere il lavoro è molto importante. Poi interverrà Pietro Marcaccio, che è una delle persone che anche insieme a me ha contribuito a elaborare un po' tutto questo progetto, e successivamente due fuoriclasse del territorio che tratteranno appunto dei temi di ambiente e territorio e di sociale, cioè Antonio Varisco e l'Irene Colombo, che sono tra le tante risorse che il centro-sinistra in Brianza ha in termini di conoscenze e di competenza. Io ringrazio perché tra l'altro sono qui proprio in modo del tutto volontario ad offrire appunto la loro esperienza. Adesso rinnovo il saluto, vi ringrazio di essere presenti e lascio la parola al vice segretario del Partito Democratico di Monza Brianza, Maria Rosa Redelli. Assolutamente ci dividiamo un po' perché effettivamente le cose sono così tante e davvero che quindi una sera o l'altra sera siamo sempre comunque impegnati. Va bene, io vengo sempre volentieri qua, la seconda volta che vengo, però davvero mi fa molto piacere perché mi sento di respirare un po' un'aria diversa rispetto a quella che c'è un pochino più in giù, verso la zona del centro. Ecco, e davvero fa sempre molto piacere vedere come voi siate in grado davvero di organizzarvi, di coordinarvi per dar vita a questi momenti, che comunque sono dei momenti importanti per il nostro partito, sono dei momenti importanti comunque per la comunità intera. E davvero adesso vediamo che anche in altre zone sta cominciando, diciamo, a muoversi un po' di cose di diverso, no? Vediamo che anche negli altri circoli cominciano comunque ad organizzarsi, faccio riferimento per esempio alle zone del centro, dell'ovest, dove comunque non c'era una realtà fino a poco tempo fa strutturata e coordinata come la vostra. Adesso anche, insomma, in altre parti si comincia comunque a dar vita a questa unione di circoli, a questa rete di circoli, e queste cose sono importanti. Noi come provinciale abbiamo proprio come punto di riferimento importante e forte quello dei circoli. Vogliamo davvero essere il punto di riferimento di tutti voi, no? Dobbiamo e vogliamo e facciamo di tutto per cercare di supportare e coordinare anche quello che è il lavoro di ogni circolo. Io dico sempre a tutti, in qualsiasi situazione vada, non abbiate remore o timore, contattateci, fateci sapere, perché comunque è importante stabilire proprio una rete, una fitta rete tra di noi, far circolare le comunicazioni e sapere che comunque a Monza in sede c'è sempre qualcuno che può dare una risposta a quelli che sono i nostri bisogni. Ecco, questo è ciò che noi vorremmo fare e ciò per il quale insomma ce la stiamo mettendo. Questo mi sembrava importante dirlo.